No, io comincio dicendo che dopo quest'ottimo jazz che abbiamo ascoltato, di cui faccio i miei complimenti più vivi, mi pare un delitto di mettersi a fare dei discorsi accademici con la pretesa di scoprire Milano, di spiegare Milano. Il jazz... Non mi è parso vero di vedere a Milano un'atmosfera un po' vivace e un po' gioiosa. Fantastico. In una città dove tutto è addormentato. Dove non ci sono giovani per la strada, dove non ci sono caffè e concerti, c'è solo qualche locale notturno segreto. Che non va frequentato. Sì, verissimo. Questo è Milano, una delle città più melanconiche del mondo. Gillo Dorfles! Non abbiamo parole. Ecco, allora l'idea era molto forte, molto semplice. Prendere la Pietà Rondanini, prendere una delle opere più importanti della storia dell'umanità e portarla al centro del Panottico di San Vittore. Perché? Perché era un modo per chiamare l'attenzione sul carcere, perché era un modo di far sentire l'attenzione del mondo verso una condizione disperata, ma anche perché questo era un modo fortissimo per invertire un modo di pensare e di controllare la vita carceraria. Quel Panottico era il luogo da cui si controllavano i carcerati e i detenuti, da cui uno sguardo centrale e potente e arrogante controllava quello che succedeva nei raggi. Ecco, in fondo portare lì la Pietà Rondanini non voleva solo dire ridare a questa scultura un suo profondissimo significato, ma voleva anche dire portare il mondo, lo sguardo dei cittadini di Milano, lo sguardo dei cittadini del mondo verso il centro del carcere di San Vittore, quindi invertire quella forma di normazione basata sul controllo che questo carcere ancora oggi racconta. Questo io penso sia uno di quei sogni, uno di quei progetti eccessivi, coraggiosi, forse estremi, ma di cui questa città ha un grandissimo bisogno. Grazie.